Una libra sopra Vancouver rivela l'opzione casa, la casetta sopra Vancouver, che si riporta alla visualizzazione a casa. Fare clic sulla Vancouver si apre un menu che consente di impostare, richiamare e orientare la visuale. 1.1 Opzioni barra delle opzioni è una zona sensibile al contesto che offre un feedback come si creano e modificare il contenuto. Si tratta di una importante funzione di interfaccia utente quando si sta creando il modello contenuto. Ad esempio, quando si utilizza il comando a parete, i display opzioni barra impostazioni per l'altezza, la linea di ubicazione, offset e le opzioni di catena di modellazione, come. Anche quando si inserisce annotazioni, nella barra delle opzioni fornisce con le scelte per i leader e altro contesto aggiuntivo. 1, 2. Comprendere l'interfaccia workflow WP in questa sezione si immerge nel flusso workflow dell'interfaccia Revit Architecture con alcuni esercizi di modellazione di base. È possibile applicare queste lezioni a quasi ogni attrezzo e funzione tutto il programma. 1, 2, 1. Attivazione di un comando in Revit Architecture è un processo semplice e ripetibile che si prende da uno strumento del nastro per le opzioni e le proprietà e nella finestra di disegno per iniziare immersione di un elemento. Nel seguente esercizio verrà creare un layout semplice di pareti utilizzando alcuni componenti critici dell'UI come pure come alcuni strumenti comuni modificando. Iniziamo il primo exercise in Revit.